Ora ricaviamo l'energia e la velocità delle singole particelle di un gas. Ricaveremo in particolare l'energia cinetica media per particella e la velocità quadratica media, cioè una specie di velocità media con la quale, le particelle si muovono. E poi ricaveremo l'energia interna, l'energia cinetica totale delle particelle di un gas. Si parte dall'equazione di Bernoulli per la pressione, che abbiamo già visto nel video precedente. E la si combina con l'equazione di stato dei gas perfetti PV uguale nRT, la temperatura sempre in Kelvin. Mentre nell'equazione dei gas perfetti ci sono soltanto grandezze fisiche macroscopiche, temperatura, volume, moli, quindi la quantità di gas, invece nell'equazione di Bernoulli ci sono le quantità microscopiche, il numero delle particelle, la loro massa di ciascuna e anche la velocità in pratica con la quale si muovono. Dal confronto di queste due formule, una con gli elementi microscopici delle particelle e l'altra con quelli macroscopici, confrontiamo queste due espressioni e esprimiamo il numero delle particelle n come le moli per il numero di Avogadro, così da poter semplificare il numero delle moli e anche il volume del gas. Dopodiché lasciamo a sinistra la massa delle singole particelle per la loro velocità quadratica media al quadrato, quindi mv al quadrato. Il 3 lo portiamo a destra, il numero di Avogadro va sotto la costante R dei gas perfetti e infine dividiamo a destra e a sinistra per 2. Il motivo è che in questo modo compare a sinistra l'energia cinetica media delle particelle. Eccola qua l'energia cinetica media, a destra invece c'è il rapporto di queste due costanti, R diviso il numero Avogadro, che a sua volta è una costante e si chiama la costante di Boltzmann e ha questo valore. Basta eseguire questa divisione. Inoltre a destra abbiamo questo 3, che proveniva da un terzo nella legge di Bernoulli, ma questo un terzo era perché le particelle della legge di Bernoulli si potevano muovere traslando nelle tre dimensioni dello spazio, lungo l'asse x, y e z. E nella sua dimostrazione Bernoulli aveva considerato delle particelle puntiformi, che avevano quindi soltanto quei tre possibili movimenti indipendenti, cioè le tre traslazioni. Più in generale però chiamiamo L, gradi di libertà, il numero di movimenti indipendenti che ciascuna particella del gas può compiere e non è necessariamente soltanto 3, perché particelle dalla struttura più complessa rispetto a semplici punti possono anche compiere delle rotazioni e possono anche vibrare, cioè possono vibrare gli atomi all'interno della molecola e la molecola stessa può ruotare. Quindi i gradi di libertà non sono soltanto 3 in generale, sono 3 soltanto per le particelle puntiformi, quindi gas monatomici, che possono soltanto traslare, ma non possono ruotare e vibrare. Più in generale i gradi di libertà li chiamiamo con la lettera L e quindi questa formula generalizzata diventa, invece che il 3, ci compare L, i gradi di libertà. Vedremo che i gradi di libertà, cioè i possibili movimenti indipendenti che può fare una data particella di gas, possono essere 3, possono essere 5 o 6 o anche perfino 7. Ma questo nel dettaglio lo vedremo più avanti. Per adesso abbiamo ricavato questa formula che ci dice che l'energia cinetica media delle particelle di un gas che si trova a una certa temperatura T in Kelvin è proporzionale alla temperatura stessa. Quindi quello che ci appare come temperatura a livello macroscopico, rappresenta l'energia cinetica media dell'agitazione termica delle singole particelle. In altre parole, più è alta la temperatura del gas, più le particelle si agitano in modo caotico e, per esempio, raddoppiando la temperatura in Kelvin, allora raddoppia anche l'energia cinetica media delle singole particelle. E questa energia cinetica media vale un mezzo costante di Boltzmann per la temperatura in Kelvin e moltiplicata per i gradi di libertà. Questo vuol dire che a parità di temperatura le molecole più complesse, che hanno una struttura più complicata e che si possono muovere quindi in più modi indipendenti, perché hanno più gradi di libertà, accumulano più energia cinetica di quelle semplici. Per esempio, una molecola di gas monoatomico, siccome ha solo 3 traslazioni possibili che può fare nello spazio, accumula meno energia,
cinetica in media rispetto a una molecola di un gas che ha le particelle con una struttura più complessa, che possono muoversi anche con le rotazioni e le vibrazioni. Poi naturalmente si parla di energia cinetica media, perché non tutte le particelle hanno la stessa energia in quel momento, alcune hanno più energia della media, altre meno, e inoltre cambiano, le singole particelle cambiano continuamente energia in ogni urto, quindi in modo continuo. E proprio in questi urti continui le particelle possono, per esempio, acquistare un'energia per colpa di un urto e traslare più veloce, oppure possono ruotare, quindi possono accumulare questa energia in tutti i possibili movimenti, ma sempre accumulano la stessa quantità di energia in ogni movimento. Quindi non è che le particelle preferiscono certi movimenti ad altri. Immaginiamo una particella che può traslare e ruotare, allora accumulerà tanta energia nelle traslazioni quanto nelle rotazioni, non preferirà un tipo di movimento a un altro, non è che accumulerà più energia per esempio nelle traslazioni o nelle rotazioni. Questo si chiama principio di equipartizione dell'energia. Lo leggiamo qua: l'energia interna del gas si ripartisce uniformemente in misura uguale tra tutti i possibili movimenti, cioè tra tutti i gradi di libertà delle particelle. Qui in particolare nel file c'è la dimostrazione di questa formula, che è identica a quella che abbiamo visto poco fa. Lascio qualche secondo qua il file, e qui c'è la spiegazione di che vuol dire immagazzinare energia cinetica da parte delle particelle. Possono immagazzinare l'energia cinetica nei movimenti di traslazione, nelle rotazioni, se sono delle molecole, e nelle vibrazioni, ammesso che possano vibrare gli atomi all'interno delle molecole. Non è detto che possano vibrare sempre, perché dipende dalla temperatura. Infatti, per il principio di indeterminazione di Heisenberg, può darsi che la temperatura non sia abbastanza alta da innescare le vibrazioni. Questo perché le vibrazioni sono dei movimenti molto confinati nello spazio, cioè che avvengono in spazi molto ristretti. E più è ristretto il tipo di movimento, e più alta è la soglia di energia necessaria per attivare quel movimento. Anche le rotazioni sono movimenti confinati nello spazio, anche se un po' meno stretti rispetto alle vibrazioni, perché la rotazione di una molecola avviene in uno spazio, in una dimensione che è dello stesso ordine di grandezza della molecola stessa. Tuttavia, per il principio di indeterminazione di Heisenberg, può darsi che la temperatura non sia abbastanza alta da attivare anche soltanto lo stato fondamentale di rotazione, quindi in quel caso anche le rotazioni delle particelle sono inibite. A basse temperature, molto basse, quindi soltanto i modi di traslazione sono disponibili alle molecole. Questo perché le traslazioni avvengono all'interno del volume di tutto il contenitore, quindi sono movimenti molto ampi, molto più ampi delle rotazioni che avvengono su scala molecolare, o le vibrazioni che avvengono su scala ancora più ridotta, cioè la scala atomica. Invece le traslazioni avvengono su scala macroscopica, perché c'è tutto il volume del contenitore a disposizione per traslare. Quindi in conclusione, le traslazioni sono sempre disponibili, anche a temperature molto basse, quindi con poca energia a disposizione. Le rotazioni di solito sono disponibili alla temperatura ambiente già, mentre invece le vibrazioni richiedono temperature più alte, di molte centinaia di gradi centigradi. A quel punto, a temperature sufficientemente alte, tutti i movimenti sono attivati, quindi traslazioni, rotazioni, vibrazioni, e le particelle e il gas quindi possono immagazzinare l'energia cinetica in tutte le forme disponibili, quindi utilizzare tutti i loro gradi di libertà L per immagazzinare l'energia cinetica.